In Coppa volevamo fare qualcosa di meglio senza dubbio, cercavamo il passaggio del turno, ma abbiamo incontrato un Grosseto decisamente più in forma di noi, ben messo in campo, ben disposto, che ha meritato ampiamente la posta in palio e onore ai vincitori nella maniera più assoluta. Noi abbiamo dato molto meno di quello che possiamo dare e questo non va affatto bene. C'è un po' d'amarezza perché venendo a Grosseto, in una piazza importante, ritrovando una classica del calcio toscano, ci tenevamo come dirigenza e come società a fare decisamente una figura migliore, però dobbiamo mettere in preventivo che il periodo di lavoro, di preparazione è molto intenso e quindi tutto questo senz'altro ha aggravato sui giocatori. Non cerchiamo affatto alibi, non ci sono alibi, un blackout direi totale, quindi vediamo di mettersi subito al passo perché domenica a Ponzacco ci attendono i 3 punti in palio, quelli veri, e lì dobbiamo iniziare a far bene. Un'opinione su questo campionato, come lo valuta? Un campionato che si annuncia difficile, abbastanza equilibrato, probabilmente perché non siamo del tutto a conoscenza delle laziali, ma direi un ottimo campionato, un bel campionato, perché la Serie D è un bel campionato. Io ero favorevole addirittura al campionato di tutte toscane come l'anno scorso, perché per me va bene in quella maniera. Comunque va benissimo, il campionato lo vedremo, lo scopriremo. Intendiamo scoprire in una maniera migliore di come abbiamo scoperto la Coppa Italia. No, c'è da chiedere solo scusa ai tifosi e alla società, perché era una competizione che a loro teneva molto. C'è da chiedere scuse, da lavorare e da fare poi discorsi. No, è tutto un insieme di cose, ma quello che mi sento di dire ai tifosi è che Montevarchi sarà anche quest'anno.